Sono più di 1.100 gli studenti che hanno tentato di superare lo scoglio del numero chiuso e assicurarsi uno dei 330 posti disponibili nella Facoltà di Medicina dell'Università di Catanzaro. Le procedure dei test di ammissione sono state adeguate alle norme anti-Covid, non solo autocertificazioni e distanziamento, ma novità assoluta anche le prove dislocate nei tre atenei calabresi, l'Unical per la provincia di Cosenza, la Mediterranea per quella di Reggio Calabria, la Magna Grecia per i candidati dell'area centrale della regione. È una gioia perché in questi mesi, come lei può immaginare, l'università ha sofferto molto per la mancanza degli studenti. L'università è un luogo di aggregazione di studenti, di giovani, e quindi vedere così tanti giovani ritornare nei nostri ambienti è una cosa che ci riempie di gioia. Ad accompagnare l'attesa per la fine dei test, l'ansia e l'emozione di genitori e fidanzati assiepati all'ombra degli edifici del campus, soddisfatti i ragazzi all'uscita per una prova che si è rivelata meno difficile del previsto, ma non priva di insidie. Come è andato il test? Almeno spero bene. Bene, bene. Difficoltà? No, molto facile. Pensavo più difficile. Non era né troppo difficile né troppo facile. Quali erano le parti più difficili? Logica. Era specifica ed era logica matematica. E le altre materie invece no, chimica e biologia erano semplici. Mi auguro bene, non lo so. È il terzo anno che provo, quindi mi auguro che questa sia la volta giusta. Era difficile? Non lo so, cioè oddio, spero sia andato bene, però alcune domande insidiose come tutti gli anni ci sono state, però... In quale materie principalmente? Vabbè, penso sia molto soggettivo, comunque per quanto mi riguarda magari matematica, cultura generale un po', pesantuccia. Perché cosa chiedevano cultura generale? Magari c'era un po' di letteratura, chi è stato l'autore del Signore degli Anelli. La parte scientifica era abbastanza semplice, quella di biologia fattibile. Non molto bene, pensavo fosse un po' più semplice, invece non... Sempre difficile come l'anno scorso. Il test no, è andato abbastanza bene, c'erano domande abbastanza fattibili, devo dire niente di assurdo o di irraggiungibile. Alcune domande un po' più complesse in fisica, matematica, chimica, naturalmente bisogna avere una preparazione un po' più alta, però per il resto la logica, la biologia erano abbastanza fattibili, ci sarebbe arrivato chiunque anche senza studiare, secondo me.